Eccoci. Ciao, ciao Corina, grazie Come di stai? essere con noi. Io bene, io Grazie bene. a te. So che sei Mi riesci a spaventata. vedere? Sì, ti No, vedo. Ti ok, perché ho le tende, magari si vede poco. vedo. No, Come sono sei spaventata? spaventata per chi potrebbe connettersi a breve, Ah. visto che ti ho seguito anche ieri sera nella diretta. Ma speriamo, incrociamo No. l'incrociabile. Ma sì, no, poi spaventata, vabbè, ci se ne faranno ragione, no? Li possiamo rispondere sempre a tono. Anzi, io sarei dell'idea di aizzare i presenti. Contro, facciamo una cosa democratica. Ecco, esatto, quindi quando si collegherà che dirà brutte cose, dateli tutti addosso, Esatto, insultandolo esattamente. anche, accettiamo tutto. Come stai intanto? Tutto bene? Sì, tutto bene, guarda, di frettissima perché oggi mi sono allenata, ho finito l'allenamento, ho fatto una doccia al volo, poi è arrivato il gelato a casa con tutti i miei nipoti, quindi mi sono ingozzata per essere qui in orario. Però Gelato, benissimo, gelato direi. ovviamente, come si dice, di quelli dietetici. No, oggi ho mangiato il nocciolato, il nutellato e il pistacchio. Ti sei Sì, trattata bene, quindi. vabbè, dai, ho fatto 2 ore di tennis, ho Ci sta, smaltito, ho ci sta. reintegrato, no? Ci sta, Ci ci sta. Pensa, io sta. non ho ancora iniziato a giocare. Sono ancora. Perché non sei seconda, tu? No, qui si può giocare. Possono giocare tutti, Ah, ok. ovviamente con le dovute precauzioni. Sono io Certo. che sono un po', come dire, mi fa paura un po' tutto ancora, quindi entrerò in campo con un po' di ritardo. Vabbè, allora te la devi sentire, però oggettivamente la distanza c'è, quindi secondo me non è così tanto pericoloso. Poi Certo. vabbè, giustamente ognuno ha il suo pensiero. Ora io ho un po' che ho iniziato, ovviamente con le dovute precauzioni, la distanza, Sì. il guanto io non lo metto, ma da quello che ho capito chi gioca a due mani forse non ne ha neanche bisogno. Io non ci ho neanche provato, ma insomma, alla fine con la ragazza con cui mi alleno tutti i giorni stiamo abbastanza a distanza, quindi il pericolo secondo me non c'è. Ma tu ufficialmente hai mai staccato per un periodo o vuoi sempre continuato ad allenarti? Perché tu eri negli Stati Uniti, se non sbaglio. Durante questo periodo. Esatto, io sono stata in America per un bel periodo, per cui quando in Italia c'è stato il lockdown io ero ancora laggiù e quindi sono riuscita ad allenarmi. Poi sono tornata che era, te lo dico subito, sono stata un mese senza racchetta, quindi era fine aprile, diciamo, e poi vabbè, quindi sì, un mese esatto sono stata ferma, diciamo. E Ho dopo un giocato un po' mese? contro il muro di casa. Ok, quindi dopo Ma un mese il feeling guarda. com'è stato? Non male, anzi, mi sono sorpresa perché in realtà anche fisicamente stavo bene. Io calcola che tutti i giorni qualcosa facevo. Giocavo un po' contro il muro, andavo un pochino a corricchiare, qualche esercizio d'atletica. E quindi non ho sentito tutta questa fatica. Diciamo che la ripresa. Mi ha fatto Dai. sorridere tantissimo quel video, non so se l'hai visto, di De Minaur che ha fatto il primo colpo e l'ha sparata più o meno tra la Luna e Marte, No, non l'ho steccando la cronometro. visto. No, non l'ho visto, Infatti. lo andrò a cercare. Diciamo che Senti, no, mi è andata bene. Dimmi tutto. un po'. Allora, tu adesso giochi per il Park Tennis, giusto, di Genova. Siete Di Genova, sì, stata lì esatto. e fai il campionato lì, cos'è, a due, giusto? Sì, noi abbiamo fatto l'anno scorso la Serie B Sì. e abbiamo vinto, diciamo, il campionato, quindi siamo passati in A2 con la speranza di riuscire a giocare quest'anno nei mesi di ottobre-novembre. Dovrebbe iniziare, penso, a fine ottobre, in Sì, teoria. ci sono un sacco di versioni che cambiano di giorno in giorno. Siamo qui ad aspettare. Esatto, Eh sì, è eh sì. difficile fare pronostici. Oggi ho ricevuto però una notizia bruttissima dall'ITF che i tornei inizieranno forse dopo il 31 luglio, quindi bisogna ancora aspettare tantissimo. Accidenti, 31 luglio. Ah Sì, sì, è vero, sì. ho visto poco fa anch'io su Instagram, hanno fatto la comunicazione, ho visto anche, Dei se tornei non open o internazionali? Allora, mi sembra di aver visto anche ITF, non mi ricordo dove l'ho vista, in Ah. qualche profilo mi sembra di averlo vista, cioè non è una notizia nuova perché l'ho scorrendo da qualche parte, mi è giunta Ah, questa cosa. vedi? Io l'ho Sì. ricevuta poco prima di entrare in campo oggi pomeriggio, però per quanto riguarda gli Open in realtà invece non so nulla. Beh, speriamo che vada avanti, insomma, prima o poi dovrà Sì, pure. esatto. Guarda, ci tengo a salutare tantissimo, grazie Francesca, se non ti dispiace, Come no? una Come persona simpaticissima che vedo in tante dirette, mi segue sempre e un grandissimo saluto no? Francesca. Certo, Ci vediamo alle 8:30. Perché certo. alle 8:30 io guardo sempre delle dirette in cui Francesca è presente, la saluto già adesso. Fantastico, fantastico. Allora, sei nata il 30 luglio dell'89, mi sono documentato perché so che tu hai detto che Bravo. tu con i numeri non sei tanto, come dire, avvezza nel ricordo né tanto nel collegarli. Confermi?
Confermo assolutamente, io sono sempre stata negata in matematica e ancora adesso faccio fatica a ricordare qualsiasi tipo di numero. Ma Data, siamo quel che è. fantastico, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, proprio Ah, sì. meno male, Sì, non assolutamente. sono una pecora nera. E infatti, per non fare figuracce, guarda, c'ho il foglietto. Che grande. Sì, Ma infatti, perché sono. anche se ti perdi, infatti spesso qualcuno mi dice: ma ti ricordi il giorno, non so, tipo il 28 aprile 2018? Dico no, non mi ricordo neanche la mia data di nascita, figurati se mi ricordo una data così Avrei difficoltà a negata. dirti cosa ho mangiato a pranzo per dirti, non so tu. Ma no, su quello vado un po' meglio, No. però Ah, insomma, ok. Ah, sul cibo quindi. non è il mio forte, il cibo c'è, il cibo c'è. Allora, 30 luglio 89, quindi sei leone. Ti rivedi in questo segno? Sì, assolutamente, È una divagazione, non c'entra assolutamente. niente col tennis questa, però ci No, sta. però no, comunque, allora io guarda, non credo molto ai segni, non sono superstiziosa, però devo dire che quando parlo con certe persone e poi gli chiedo che segno sei, mi vado a leggere il segno, spesso il carattere Sì, è a fine. s'abbina al Sì. fine e quindi posso dire che sì, sono completamente leone. Scusami, c'è cioè Erpupone 76 che è anche un mio compagno di squadra nel fango della D4 che dice che anche lui Ok. è leone e siccome lui penso che stia per fare un fan club tuo qui a Vicenza, tienilo Ah, sott'occhio. Sì. grazie. Ok, Erpupone. Erpupone 76 che in realtà è uno pseudonimo Grazie. di Tommaso. Ok, allora lo chiamo Tommaso perché così mi sembra complicato. Erpupone. È un po' la romana. Sì, purtroppo per lui è tifoso della Roma. Io e te, se non sbaglio, siamo tifosi della Juve, tutti e Sì, due. assolutamente. Mi dispiace dirlo perché magari qualcuno non sarà d'accordo, ma capisco poco di calcio, ma tengo alla Juventus. Ho la maglietta, quando gioca la Juve la guardo. Fantastico. Giocatore preferito? No, adesso mi vai troppo nel Troppo, difficile. ok. No, non so, non saprei perché non so giudicare. Cioè, io guardo la partita e non ti so dire uno se secondo me è più Certo. bravo rispetto all'altro. Sono ignorante e non mi voglio esprimere Bene, per non benissimo. offendere e dire cavolate. Allora, Leone, poi mi sono segnato un sacco di cose relative a quello che tu hai fatto, quindi veramente le ho sintetizzate perché in realtà avrei potuto scriverci un libro perché è da qualche tempo che giochi comunque, perché hai iniziato Sì. da piccolissimo, immagino. Quanti anni avevi quando hai iniziato a giocare a tennis? Guarda, la prima volta avevo 7 anni ed è 7 anni. capitato sì, per caso, però da quel giorno lì non ho mai smesso. Mi sono subito appassionata e mi ricordo che giocavo sempre contro il muro di casa. Il mio babbo mi faceva delle parti pazzesche, si arrabbiava perché lo sporcavo tutto e ogni volta doveva rimbiancarlo. E io tutte le ore con questa pallina. Però sì, ho sempre adorato il tennis, lo devo 7 ammettere. anni, quindi molto, molto, molto presto. Quindi. Fra l'altro, a livello under sei anche arrivata molto in alto, under 16, under 18, giusto? Esatto, under 16 sono stata nelle prime 8 del mondo perché ho fatto i campionati praticamente, mi ricordo, con Sibulkova, Radmacka, Wozniacki, eravamo un bel gruppetto. Sì, poi under 18 sono arrivata al numero 12 e anche lì davanti avevo sempre le solite, Sibulkova, Radmacka, Wozniacki, con cui perdevo puntualmente, erano più brave di Infatti me. ti stavo per chiedere, hai portato a casa qualche vittoria? Ma forse una volta con la Pavlyuchenkova, con la Sibulkova no, con la Radwanska era la peggiore avversaria. Beh. No, ecco, diciamo che con le top no. No, forse non ho mai vinto con loro. Dicono, l'ATP Tour ha deciso di prolungare la sospensione dei tornei fino al prossimo 31 luglio a causa della pandemia. Esatto. Esatto, quello che mi è arrivato a me oggi nella una mail dell'ETF. Purtroppo sì. Ok, scusami, sto divagando perché ogni tanto leggo i commenti, Certo, per cui. sì, rispondiamo pure. Una curiosità mia, quando hai Dimmi. iniziato a giocare tornei, ovviamente da under, ne facevi? Perché adesso io vedo quando ci sono tornei in giro, ovviamente iniziano anche ad esserci tantissimi under, fra l'altro anche molto bravi. Io mi ricordo di aver giocato, ad esempio, l'anno scorso con un under 12 che. Ma ho detto, ma cosa? Bravissimo. Sì, sei pazzesco. Quindi la mia domanda è. Ti ricordi più o meno quanti tornei facevi da under all'anno? Nel senso, tantissimi, pochi, tutti quelli che potevi Allora, fare no, li facevi? guarda, sinceramente io adoravo competere, però i miei genitori non erano quelli fissati che mi portavano in giro ovunque per farmi giocare. È chiaro che se io esprimevo il desiderio di fare un torneo, assolutamente sì, però
Però adesso noto che ci sono tanti genitori che magari fanno fare nella stessa settimana tre tornei ai bambini, Infatti. compreso poi, poverini, devono andare a scuola, devono studiare, hanno una vita anche loro, e spesso ho notato che sono molto stressati e poi sono proprio quelli che lasciano il tennis Però presto. mi hai detto che eri competitiva, immagino. Tantissimo. Quindi pochi tornei, tanti tornei, ma la classifica Fatti la bene. guardavi, quindi. No, io non ho neanche mai guardato la classifica, infatti io non so mai il mio ranking. Se tu mi dici che ranking hai, io te lo giuro che non lo so in questo momento, perché io non guardo neanche quello. Perché comunque ho sempre pensato che se io vinco, comunque i punti si accumulano da soli, non serve che io faccia calcoli o vada a vedere la mia avversaria, quant'è, quanto non è. E basta giocare, poi il livello comunque cresce, se tu giochi bene, i punti li fai, neanche troppo a fissarsi, secondo me. Io sposo la teoria. Tra l'altro, queste domande te le sto facendo anche perché noi abbiamo come circolo molta cura. Abbiamo più di 80 bambini, ragazzi, Ah, insomma, che caspita. giocano nella nostra scuola. E quindi i maestri sono stati ovviamente felicissimi di questa diretta con te. E Ah, approfittando di grazie. questo, mi hanno chiesto ovviamente di chiederti delle cose che riguardano appunto la tua. Ti dico gioventù, in realtà non è che adesso c'hai 70 anni, quindi voglio dire di cosa stiamo parlando, però insomma di quando appunto giocavi a livello giovanile. Anche Guarda, perché poi. davo meno importanza io rispetto a quello che noto che stanno dando adesso tanti maestri e tanti genitori. Nel senso, anche i miei maestri erano molto più improntati sul farmi lavorare bene, farmi migliorare tecnicamente, tatticamente e meno sul risultato. Diciamo che poi il risultato era una conseguenza. Poi io comunque, essendo una, come ti dicevo, molto competitiva, quando poi entravo in gara, prima di perdere dovevano veramente spararmi le avversarie. Ed Fantastico. era il mio punto forte. Sì, mi odiavano tutti. Però voglio dire, secondo me bisogna veramente. Il risultato è una conseguenza, quindi prima bisogna lavorare su tanti altri aspetti, perché poi quando si cresce è il lavoro che paga, ma non solo il risultato fine a se stesso. Certo. E, curiosità, facevi solo tennis? Hai iniziato facendo solo tennis? O tanti ragazzini adesso iniziano, giocano a tennis, ma magari fanno anche altri sport? Tu hai solo curato questo sport o avevi anche altri? Magari sei l'amichetta, l'amichetto che fa, che ne so, pallavolo, allora tu vuoi giocare anche a pallavolo? Ma guarda, allora il mio babbo ha giocato in Serie A quando ero molto giovane a pallavolo. Ha provato a farmi giocare anche a me, ma a me non piaceva perché era lo sport di squadra. Quindi io niente. Ho fatto karate e ginnastica artistica, ginnastica ritmica. Diciamo, quello che ho portato avanti per un po' di anni insieme al tennis è stata la ginnastica artistica. Mi piaceva tantissimo. Però poi a una certa ho dovuto scegliere perché non, il tempo mancava. E quindi tra la scuola e tutto ho scelto il tennis. È un sacrificio. Allora, adesso faccio una confessione anch'io. Purtroppo ci sono adesso 40 persone. Beh, dai, speriamo che rimangano così. Non... Non vado avanti. Perché anch'io ho fatto ginnastica artistica quando avevo da Ah, 6 ai 6-9 anni. Poi, grande. quando c'è stato il momento di dire: Ok, vuoi provare a fare qualcosa di serio nella ginnastica artistica, che è faticosissima, insomma, tu lo saprai bene. Tremenda, sì. E Ho detto, oh, no, ok, andiamo a fare altri sport, che è meglio. Quindi, quindi insomma, è iniziato il tennis poi. no, calcio, sono stato, Ah, calcio. sì, a livello giovanile abbastanza bravino, poi come al solito, sai, calcio ne viene fuori uno su un milione, per cui. Esatto, è Ma vero. Cioè devi. senti, È ma il impegnativo. tennis, quindi lo sport di squadra mi hai detto non ti piaceva la pallavolo, eppure, come ti poni ad esempio con il campionato a squadre? E quindi c'è un ritorno in sostanza al rapporto che hai con i compagni. Ti piace, non ti piace? Allora, guarda, sì, moltissimo, però anche lì mi piace se la squadra è una squadra unita. Per esempio, ora io mi trovo benissimo al Parc Genova, assolutamente, mi sono trovata benissimo a Siena. Ci ho giocato solo un anno da loro, quindi magari anche il rapporto con allenatore e ragazze è un pochino diverso. Mentre per esempio al Tennis Prato, dove ho giocato per tantissimi anni, noi ormai eravamo come una famiglia. Infatti siamo riusciti a vincere il campionato più di una volta. Diciamo che il rapporto di squadra mi piace, ma per un periodo dell'anno, per Ah, 2 mesi. ok. Poi dopo mi piace molto fare il mio. Anche il doppio non è una cosa che amo, perché comunque. Mi piace sbagliare, mi piace fare il punto a me, prendermi la responsabilità, nella gioia, nella cattiva sorte. Quindi sono un po' così, sono Però singolarista. ieri nell'intervista che ho seguito hai detto una cosa che mi ha colpito un sacco e che volevo riproporre oggi, cioè quell'episodio, tu hai giocato doppio con Alize Cornet, no?
Esatto, e c'è sì. stato con un episodio che hai raccontato della palla in faccia, del punto di che testa. Male. Te lo giuro, è stata bellissima. Che poi non so se chi ci sta seguendo lo conosca, ma ti prego di raccontarlo perché è qualcosa di fantastico. Ma sì, perché guarda, eravamo in semifinale, mi ricordo quel giorno pioveva tantissimo, abbiamo giocato nel campo coperto e Alizée Cornet, perché ancora adesso lo fa, batte pianissimo, pianissimo. Che ero lì pronta a rete, già che mi cagavo sotto. Questa ha battuto talmente piano che la Tati Svili mi ha risposto fortissimo, un dritto nella fronte, ma io non ho avuto la reazione di mettere la racchetta, quindi ho fatto tipo una svirgolata, ho lisciato la palla, mi è balzata sulla fronte, è andata di là e ho fatto punto. Solo che nel casino io mi sono messa a piangere e non ho ben capito la situazione. La Cornet mi si è avvicinata dicendomi grande, grande, e io dicevo mi fa male. Ma nessuno se n'è accorto. Con il barnocolo tipo cartone animato oppure sì, solo... No, c'avevo tutto il bollino rosso. Però noi ci siamo girate, abbiamo fatto finta di niente e abbiamo vinto il punto. Ed era uno dei punti importanti perché poi abbiamo vinto, era uno degli ultimi game. E poi abbiamo vinto il match. Ed erano gli Australian Open, giusto? Australian Open semifinale. Ah, e poi abbiamo perso in finale da Pavlyuchenkova Fishman. Sì, erano brave, molto brave loro due. Però il punto di testa è fantastico, rimarrà. Ah, il punto di testa, secondo me, è nella storia. Non mi è mai più capitato, fortunatamente. E tra l'altro hai fatto, faccio finta di ricordare a memoria, tu lo sai perché te l'ho detto che non è così. Tu hai giocato tutti e quattro gli slam da singolare, no? Esatto, sì. E tabellone due volte a Roland Garros, giusto? Esatto, sì, passando le qualificazioni. Certo, quindi sì. Puoi dire che la terra comunque è il tuo, diciamo, habitat naturale, la tua superficie preferita? Allora, guarda, la terra del Roland Garros è un pochino diversa, nel senso è una terra abbastanza veloce, e dove anche le palle, vabbè, il cambio palle ovviamente è molto più frequente, quindi è un gioco non sulla, come sulla classica... Saluto mio fratello! Ciao Bubu, ciao. Ciao Bubu. sì, anche mia sorella, ciao Araki. Oggi abbiamo tutta la famiglia qua riunita. E quindi una terra veloce dove io mi trovavo davvero bene. Diciamo che le superfici che odio è la terra lenta, quando magari piove, che il campo diventa un po' fangoso. Però di solito preferisco, ecco, il campo veloce, quindi anche sul cemento, il play it, mi piace di più. Ah, infatti, io qui volevo portarti. Allora, noi abbiamo, fortunatamente nel ciclo, abbiamo tutte le superfici, quasi tutte le superfici, perché abbiamo due campi in terra, abbiamo tre in moquette sintetico e quello nuovo in plate. Tra l'altro, non so se ti ricordi, ma forse avevi parlato con Gianluca perché dovevamo fare l'inaugurazione e avevamo chiesto se venivi anche tu a fare da Madrina. Sì. Ti ricordi? Mi ricordo questa cosa. Però adesso perché non ci siamo beccati? Ma in realtà non abbiamo fatto ufficialmente la presentazione del campo, lo stiamo utilizzando, ma non abbiamo fatto una, diciamo, una inaugurazione. Però mi hanno detto, anzi, sì, mi hanno, no, obbligato, mi hanno detto, guarda, che se non ti ricordi di chiederlo, non ti facciamo più entrare al circolo. E la domanda è questa, anzi, la domanda è la richiesta. Mi raccomando, ricordati che noi facciamo un pranzo sociale bellissimo, okay, sui campi da tennis lo facciamo, ah, con i tavoli, c'è il tavolo Yonex, il tavolo Id, il tavolo... E mi raccomando, di a Corinna, che è invitata, adesso non so se presidente e vicepresidente sono connessi con noi, ma tu sai che da noi sei ospite, vitto, alloggio, è tutto pronto. Grazie mille, volentierissimo, ma la data da destinarsi o avete già scelto? No, da destinarsi, ma te lo comunichiamo, saremo felici di, ecco, con un po' di tempo, perché immagino tu abbia... Insomma, sì, così mi tengo libera. Quindi guarda, vengo stravolentieri, assolutamente. Fantastico. Fammi sapere la data con un po' di anticipo, così certo, riesco ad organizzarmi. Certo. Grazie. E potrai giocare, e potrai giocare sul nostro fantastico Play It. Perché ti chiedevo perfetto questo? Perché io non lo so che la FIT ha fatto un sacco di, come dire, di, non di promozioni, ma ha cercato di convincere quasi tutti i circoli a fare dei campi nuovi in Play It o comunque in veloce. Perché insomma la tendenza è questa. Eppure noi in Italia abbiamo moltissimi campi in terra. A tutti, esatto, quanti piace giocare sulla terra, della quarta categoria, a chiunque, insomma. E io non ho mai capito perché, nel senso che anch'io, come te, il plate lo adoro. Ma io penso perché comunque il campo in terra si addice un po' a tutti. Ora, magari alla persona un po' più anziana che gioca, è meno traumatico per, non so, le ginocchia, i vari dolori che possono avere, perché giustamente
quando si va un po' più là con l'età è più faticoso giocare. Oppure, non so, magari anche il bambino, sai, che cade, si butta per terra, un conto è cadere su un play-it, un conto è cadere su un campo in terra, secondo me. Quindi credo che sia questo il motivo per cui si preferisce avere campi in terra. Però tanti professionisti, tante persone che conosco, giocatori di tennis, preferiscono i campi in veloce, soprattutto le donne, anche per il gioco che abbiamo molto piatto. Quindi, capito, secondo me è giusto averne uno al circolo, anzi, mi piacerebbe venirci assolutamente. Fantastico. Sai che, anzi, ho appena visto il commento di Alberto, il presidente, che ovviamente ti fa i complimenti, ti saluta, e il vicepresidente Andrea che dice non c'è problema, che ha un sacco di posti liberi a casa e sei il suo ospite. Assolutamente, vi ringrazio e sarò presente. Ascoltami, tu a 19 anni, a soli 19 o 20 anni, comunque giovanissima, 19. Sei arrivata al numero 132 al mondo? Sì, esatto. Confermi. Confermo, accendiamo. Questo è un numero che ci ricordiamo tutti, insomma, è un bel traguardo. Sì. Sì, un bel traguardo, ma che dire, mi dispiace, avrei potuto fare di più. So che detta così uno dice, come sei presuntuosa, però in realtà, guarda, io c'è una race, non so se tu conosci esattamente che cos'è, è un calcolo praticamente che l'ATP o la WTA fa nei giocatori in base ai loro risultati. Sì. Quindi praticamente è un calcolo di punti un po' diverso rispetto a quelli che poi sono reali. E quindi io in questa race, se avessi continuato con gli stessi risultati, a fine anno la WTA aveva calcolato che sarei arrivata nelle top 100. Quindi diciamo che ce la potevo fare benissimo. E mi ricordo che quell'anno lì ho giocato a Wimbledon e avevo dei problemi al ginocchio, per cui ho fatto male una decina di tornei consecutivi che non mi hanno permesso di fare i punti necessari. E quindi ero un po' tornata indietro. Però in linea generale, come raccontavo anche ieri, purtroppo non ero seguita troppo bene. Non avevo nessuno che mi stava dietro, dovevo fare tante cose da sola e non ho reso la pressione, gli impegni che avevo, ero giovane, è andata così. Ok, quindi diciamo che, infatti io volevo chiederti cosa ti è mancato per arrivare nelle prime 100. È stata anche un po' una questione di, come dire, proprio di gioventù, quindi di limiti che puoi avere da giovane, insomma, se non hai chi riesce a Ad indirizzarti nella. aiutarti. Sì. Guarda, io credo che alle spalle di tutti i giocatori o insomma personaggi c'è comunque qualcuno, e non sono mai soli, c'è qualcuno di competente che cerca di supportarli e cerca di aiutarli. Io purtroppo non ho avuto questa fortuna nel mio percorso, da quando ho avuto 19 anni insomma, per diversi anni poi consecutivi, però sai, bisogna sempre incontrare le persone giuste. A me non è capitato, ma pazienza, da sola non ce l'ho fatta. Tornassi indietro sicuramente fare qualcosa di diverso, però quello che ho fatto mi ha anche portato a essere la persona che sono, quindi va bene lo stesso. Accidenti, mi hai anticipato una domanda, devo cancellarla. Era se tornassi indietro cosa faresti di diverso? Ma mi hai già risposto, praticamente. Qualcosina sì, come tutti noi, però no, mi piace la persona che sono, va bene così. Tu, Non fatto, cambierei troppo. hai avuto anche un periodo in cui ti sei preso una pausa, giusto? Esatto, io per 2 anni ho smesso di giocare, giocavo solo tornei open, coppe a squadre. Però l'allenamento praticamente non lo facevo mai, perché avevo anche iniziato a lavorare, facevo tante ore private, poi seguivo un gruppetto di ragazzini di 13-14 anni e ho fatto l'università, quindi comunque ero molto presa e il tempo per l'allenamento non avevo voglia, non ce l'avevo. Però sono arrivata dopo questi 2 anni che mi mancava la competizione, mi mancavano i tornei veri, ho deciso di riprendere Certo, e ho ripreso l'anno scorso. hai fatto la maestra, insomma, anche. Sì, ho fatto anche la maestra, certo, lezioni Fantastico. private tante, perché vabbè, ora io sono qui in Versilia, quindi era conveniente a livello economico, proprio detta tra di noi. E mi divertivo anche se davvero facevo una fatica pazzesca perché arrivavo a fare 10 lezioni al giorno. Guarda. L'università cosa hai fatto invece? Allora, sto continuando perché l'ho ripresa adesso, Sì? causa pandemia, ho detto, sai che c'è, mi riscrivo, sto facendo scienze motorie. Ah, ok, quindi Infatti. rimani nel settore. Sì, ormai ho scelto quella, visto che ho già dato un bel po' di esami, è giusto continuare. Anche se forse avrei fatto psicologia tornando indietro. Psicologia. Beh, Sì, mi piace tantissimo studiare la mente degli altri, la mia, quindi poteva mi sarebbe abbinarlo comunque piaciuto. a un lavoro di coaching dopo, ad esempio. Esatto, l'unica cosa è che non l'ho scelto anni fa perché comunque sono tanti anni. Sono troppi anni rispetto a scienze motorie, quindi ho detto, ah, ormai non ho più l'età. Ecco, questo è un piccolo errore che se tornassi indietro rifarei, cambierei qualcosa.
Beh, allora, visto che siamo in tema, facciamo una mini rubrica all'interno della diretta che si chiama Uomini e Donne, visto che abbiamo introdotto l'argomento psicologia. Ok, sentiamo. Sei pronta? No, scherzo a parte. Ci sono. Allora, la gestione mentale, secondo te, è diversa a livello, soprattutto professionisti ovviamente, maschile e femminile? Che domanda. Domandona, è difficile, qui. Eh? Allora, anche perché le donne possono avere un po' di coaching e gli uomini no. Tu dici quindi a livello di tornei, come dici tornei WTA perché l'allenatore può entrare o parli proprio di... Allora, io, no, parlo in generale, però il fatto che una donna durante un torneo nel WTA può comunque chiedere l'intervento del coach e un uomo no, è indicativo secondo me di una differenza, forse, o forse no. Io credo che siano diverse, però volevo capire anche te cosa ne pensi. Secondo me è più una trovata televisiva per rendere un po' più divertente magari la partita femminile. Nel senso che le partite femminili le seguono molto meno spettatori rispetto a quelle maschili. Quindi io non so se è stata una strategia per attirare un pochino più di pubblico. Però questo è chiaro, le donne, vabbè, siamo diverse, siamo più fragili, abbiamo bisogno di persone. Infatti non so se hai letto il commento. Una donna non si può mai capire neanche con una psicologa. Allora, lui è un mio compagno d'allenamento. Ah, ok. Tremendo. Quando torno a Milano lo straccio. Ha ragione, però. Noi siamo così, siamo donne. Ci scanniamo tra di noi, ce ne abbiamo sempre una. Siamo fatte così. Quindi anche nello sport è la stessa cosa. Fa ogni parte della categoria, dici. Certo, ogni giorno che sta cosa ci viene in mente. Abbiamo litigato col fidanzato, con la mamma, abbiamo fame, abbiamo tete. Ce ne abbiamo sempre una. È normale. Martin Calvello che è la mia guida spirituale più che il mio maestro, dice possiamo guardarlo per YouTube dopo, guarda pagando Martin, se paghi ci mettiamo d'accordo e lo mettiamo su YouTube. Sì, ma io voglio la percentuale. Va da sé. Ah, ecco, cioè, se arriva che lo dicessi, no? No, infatti, ma io te l'ho ricordato, non si sa. Okay. Mai. Senti, sempre rubrica uomini e donne, la varietà di colpi, questa è una domanda che mi arriva da una maestra. Ok. E dice, si dice in giro, puoi confermare o meno, che nel tennis femminile ci sia meno varietà di colpi. E questo secondo te, ammesso che tu sia d'accordo, perché è così? Ma secondo me anche lì non è questione di capacità, è come veniamo allenate. Perché noto, ho sempre notato anche nel passato, che noi donne tendiamo ad avere un gioco tutte molto simile perché è facile, perché comunque per noi è difficile avere la forza di colpire una palla sulle spalle o piegarci troppo per prendere un back. Quindi siamo naturalmente, credo, spinte a giocare a livello altezza fianchi e a giocare piatto, perché è tutto più semplice, serve meno forza. E gli allenatori che magari ci allenano non pensano a migliorarci per fare qualcosa di diverso, quindi ci trattano tutti come se fossimo dei robottini. L'uomo che ha molta più forza fisica, quindi ha più capacità anche a prendere una palla che salta o anche magari probabilmente ha più forza a fare il back a una mano, a fare la volea a una mano, una smorzata, è più propenso e in più viene anche allenato a questo. Certo. Quindi secondo me la cosa è per quello che noi non siamo capaci, abbiamo meno capacità. Credo che sia una cosa fisica nostra di meno forza e non veniamo allenate per questo. E secondo te, in relazione anche ai tuoi allenamenti, ma insomma, a come tu vedi il tuo sviluppo, diciamo, tennistico, è più utile? Sceglieresti, anzi, di allenare il tuo colpo più forte perché questo diventi una sorta di colpo, passami il termine, letale? Oppure sceglieresti, visto che sai, ok, non so, il mio dritto è già un buon dritto, il rovescio così e così, alleno più rovescio. Cosa sceglieresti? Allenare più il colpo forte o migliorare quello debole? Domanda da $1 milione anche questa. Sì, questa qua è difficile, ma forse questa l'ha scritta Nadal sul suo libro? Dovrebbe aver scritto una cosa simile. Ah, sì? Sì, oppure lui nel libro disse, non mi ricordo se era Nadal, ti dico la verità, o Agassi, forse Agassi, che bisogna giocare, bisogna far perdere la fiducia nel colpo forte dell'avversario per poi bersagliarlo lì, per buttarlo giù mentalmente. Questa era una frase che diceva lui.
Ma allora, guarda, sicuramente il punto debole va allenato. Il problema è sempre lo stesso, che se anche un allenatore, credo, si focalizza semplicemente sul punto debole dell'allievo, gli crea un problema. Perché è vero che magari lo può migliorare, però se tutti i giorni un allenatore ti dice sei negato di rovescio, facciamo sto rovescio, facciamo sto rovescio, te ti fissi che questo rovescio non va. Quindi secondo me ogni tanto bisogna anche spostare l'attenzione di quello che fai e sì, allenarlo perché è giusto farlo, però allenare tanto anche il punto forte, valorizzandolo Certo. anche con le parole. Perché poi l'aspetto mentale credo che sia tutto per un tennista. Quindi badare tanto all'aspetto mentale di come uno lavora sull'allievo. Certo. Che rapporto hai tu con il tuo coach? Ma Laura, allora Laura, bello, bellissimo, gli voglio un sacco di bene. E lei mi ha allenato quando ero più piccola, poi ho deciso di ritornare Laura lei. Golarsa. Laura Golarza, sì, scusate, è vero, Laura Golarza. E lei è una donna di un grande carattere, quindi ogni tanto cozziamo, ma cozziamo perché ci vogliamo bene. È molto seria sul lavoro, credo che sia una grandissima professionista. Lei ha giocato, conosce il tennis come pochi, perché se no non ci arrivi a essere 39 del mondo. Quindi, no, certo, abbiamo un bel rapporto. Adesso è tanto che non ci vediamo, purtroppo, perché non posso spostarmi di regione, ma appena si potrà, cercherò di tornare da lei. Capisco. No, ti chiedo questo perché poi, fra l'altro, a me viene in mente, ad esempio, che ne so, la Giorgi, ma come, ce ne sono tante come lei, che hanno come coach il padre, ma non solo tenniste, anche tennisti in realtà, penso a Tsitsipas, se non sbaglio, Sì, che non so sì. se sia il coach, ma comunque nel team, insomma, che lo allena. È il coach, è il coach. È il coach, ok. E non lo so, mi sono sempre chiesto se è giusto o sbagliato avere come proprio coach il padre? Perché tuo papà è tuo papà. Anche lì. Sì, però anche la persona che ti vuole più bene al mondo, la persona che farebbe qualunque cosa per farti migliorare. Quindi è vero che si può creare quel discorso di che uno c'è troppa confidenza, si va a litigare. Però se uno è intelligente da capire che il genitore lo fa perché ti vuole un grandissimo bene, perché sa come fare a migliorarti, io credo che la cosa possa funzionare. Ok, quindi tu sei per il sì. Ok. Sì, io sono per il te. Allora, sono un po' noioso, ti faccio parlare solo di tennis. Allora Sì, chiedimi quello divago. che No, vuoi. Dai, allora divaga, divago. divaga. Divago. Chiedimi, Allora, chiedimi. visto che c'è stato quarantena, siamo rimasti a casa. Serie TV preferita? O Ah, allora, serie casa. TV preferite? Ecco, allora sì, Casa di Carta, mi piace un sacco, e Vis-à-vis. Ah, vis-à-vis. Me l'hanno consigliato. La Casa di Carta l'ho vista, l'ultima è stata un po' una delusione. Sì, no spoiler, ma. Ok, un po' meno bella rispetto alle altre, però dai, avvincente. Quindi sei anche tu, come me, ho capito, Netflix dipendente. Ma guarda, neanche troppo, allora mi piace, solo che ultimamente non ho avuto tutto questo grande tempo col fatto dello studio, quindi mi sono un po' persa e sarà un mese che non guardo la televisione, ti dico Ah, la ok. verità, perché sto preparando gli esami, però prima sì, la guardavo di più. Ma sono più da film, che da serie. Più da film preferito? O film preferiti, Ah, ovviamente, perché di solito non può essere. Anzi, se mi chiedessi a me, certo. il mio preferito è Pulp Fiction. Per me, Ah, quello. beh, non Io l'ho visto, l'ho visto di recente. so le battute a memoria, per cui sono un altro. Sei fissato, ma guarda, a me piace Sniper, American Sniper tantissimo. Sono un po' fissata con i film di guerra. No, sorrido perché mia moglie sotto scrive: tu non sei Netflix dipendente. Sì, è vero, è più lei in realtà che È me, però lei, vabbè, sì. Marta. Ciao Marta. Ecco. Allora, Quindi, film di guerra mi piacciono. film di American guerra? Sniper, Sì. Anche sì, mi piace tantissimo. America Sniper è quello con Bradley Cooper, giusto? Esatto, quello che lui fa il Perché cecchino. c'è Bradley Cooper? Vabbè, anche, Beh, è belloccio, vi però conosco. è sempre un bel vedere. Perché accanto a Bradley Cooper, parlo per me, l'uomo, guarda, ad esempio, come si chiama in italiano? Non mi ricordo mai, The Silver Linings, il lato positivo, non so se conosci. Vabbè, No, non l'ho visto. Ma è un film, cioè, eh? è un No, non film l'ho visto. con Bradley Cooper, quindi ti piacerà sicuramente. Ok, lo andrò a vedere, il E lato c'è la positivo. mia preferita, Jennifer Lawrence. Quindi Ah, però. è un film, Ed questo è un è. film d'amore, Ok, ma però mi fa piacciono molto anche quelli. ridere. Ok, Fa molto ridere. lo guarderò. Mi hai dato un grande consiglio. Marta, hai sentito? Sì, Hai una sì, sì. rivale? No, beh, è meglio che sentirei per le serie TV perché io in realtà ne guardo
molto meno di lei. Lei fa, okay. Non so se lo fai anche tu, ma mi hai già abbastanza risposto, non fai quello che si dice binge watching, cioè ti metti la mattina e le guardi fino alla sera. No, assolutamente. Io odio stare dentro casa, quindi conta che io appena posso mi infilo una tuta, vado in giro, faccio 200 cose, ma non mi piace stare sul divano, per niente. Ciao Corinna, da ragazzina, se non sbaglio, il tuo colpo migliore era il rovescio. Anche lungo linea. Ora sempre, se non sbaglio, giochi meglio di dritto. Com'è successo il cambiamento? Allora, guarda, si ha ragione. In effetti io quando ero piccolina giocavo molto meglio di rovescio, ma non c'era paragone. Il problema è che sul dritto io avevo un'impugnatura stortissima, terrificante, e quindi tanti colpi io non riuscivo a farli. Tant'è che a 17 anni Laura Golarsa, quando sono andata da lei per la prima volta, mi ha detto, guarda, io ti devo dire una cosa, se vuoi giocare a tennis con me, il dritto va cambiato. E mi ha girato completamente l'impugnatura. E da quel giorno lì, in un mese, io ho cambiato completamente il mio colpo e sono cambiati i miei risultati in una maniera esponenziale. Ah, bene. Quindi è brava questa Laura. Sì. Guarda, per cambiare l'impugnatura lei mi ha aiutato tantissimo. È stato un grandissimo cambiamento nel mio tennis. Corinna, perché le italiane fanno pochissimi ace? Forse perché non siamo tanto alte, cioè non sono, perché mi pare Paolini, Pieri, non sono certo delle batusse. Quindi però probabilmente ad esempio Camila Giorgi comunque ne mette, insomma, più di uno. Sì, ma fa anche tanti doppi falli. Sì. Camila Giorgi è un gioco un po' come giocare alla roulette con lei. Io delle volte mi nervosisco guardando le sue partite. No, a me fa venire un'ansia, io non la guardo questo, neanche. Per questo, mamma mia. Cioè è un punto decisivo e hai fatto, non hai messo una prima. Ora, Cristo Santo, scusami, ma io piuttosto batto da sotto e mi gioco sto punto, adesso non lo so se sono matto o cosa. No, parecchio. Ok, punto decisivo, prima che non va, tira un'altra viola di quelle che se entra in campo ti fa sicuramente testa che fa un buco per terra, ma no, 9 su 10... è rete o è fallo, quindi... Sì, lei ha questa impostazione di gioco un po' particolare che secondo me non è insegnabile, perché non puoi prenderla come un esempio. Beh, i risultati ce li ha, quindi vuol dire che in qualche modo su di lei ha funzionato. Però ha un gioco troppo rischioso, a me viene un'ansia, non riesco a guardarla. Io quando ce l'hai cambio, ma non per lei, per la ragazza insieme, non riesco a seguire la partita. Perché tutto Sì. Sì. Tremenda. Tu hai mai giocato contro di lei? Sì, ho giocato contro di lei... tanto tempo fa, e mi ricordo che vinsi la partita al terzo, però te l'hai fatta sudare. Sono passati anni, sì, però sono passati un bel po' di anni. Tu comunque hai avuto le tue belle vittorie, come dire, memorabili? Ho giocato tante belle partite, devo dire che le più belle contro, vabbè, Flavia Pennetta, dove ho vinto due volte, Carla Suarez Navarro, e chi altro? Aspetta, ho vinto altre belle partite. Adesso io sai che sono una memoria terrificante. Però mi sono tolta tante soddisfazioni, lo devo ammettere. Carla Suarez Navarro è una bella soddisfazione. Io adoro ad esempio il suo rovescio. Mamma, che bello, sì. Poi per un periodo noi ci siamo anche allenate insieme, quando io sono andata in Spagna. E sì, lei gioca benissimo. Adesso non sta facendo grandi risultati. No, tra l'altro io non ho mai avuto la fortuna, l'occasione di conoscerla. Lavoravo per il suo sponsor tecnico. Guarda che bravo, non l'ho detto. L'hanno incontrata spesso colleghi dicendo che fra l'altro è una persona fantastica lei. Sì. Guarda, non se l'è mai tirata, nonostante comunque i suoi risultati, che avrebbe potuto benissimo. È davvero una brava ragazza. Davvero tantissimo. Molto pacata, molto calma. Sì? Sì. Così come mi hanno detto, e penso di avere ragioni che sia così, che David Ferrer, che fra l'altro è il mio preferito, in assoluto, che è una persona fantastica. Mi hanno detto che fuma, non lo so se è vero. No, questo non lo so. Io lo vedevo sempre agli slam, devo dire che non ho mai parlato con lui, però notavo che tutti i ragazzini che gli chiedevano l'autografo si avvicinavano, lui è sempre stato molto gentile rispetto a tanti altri, e anzi è sempre stato coinvolgente, soprattutto coi bambini, ho questo ricordo di lui. Ferru, mamma mia, mi sta per mettere a piangere l'anno scorso. Sì, no, anche perché lui, tanti stanno smettendo. Yeah, sì. Tu sei per Nadal, per Federer? Che partita Nadal. Sei? Nadal, okay. Mi piace tantissimo. Beh, come uomo. No, ma scherzo. No, mi piace vederlo che corre, che suda, che fa incavolare tutti quanti con questi frolloni. No, assolutamente Nadal. Scusami, cioè, allora,
Cioè, abbiamo uno stalker, ma buono, che è il famoso pupone, detto anche Tommy, che dice: cortesia, che sono io, se non le chiedi se non ha mai lanciato la racchetta, non ti saluto più. Si arriva alle minacce. Allora ti chiedo, Corinna, hai mai lanciato e rilancio o rotto una racchetta? Guarda, tanto, tantissimo. Pensa che un anno sono riuscita a rompere 12 racchette della Wilson. Tanto, te lo giuro, 12 in un anno e me ne vergogno, lo ammetto. Tanto che il rappresentante mi disse, guarda, se continui così io ti tolgo il contratto, perché non è normale questa cosa. E da quel giorno lì sono rimasta un po' male, perché ho capito che in effetti non era una cosa educata. Poi prendevo un sacco di multe, quindi soldi da pagare. Ho detto, adesso basta. E adesso no, non lancio mai la racchetta. E da quel giorno lì credo di averne rotte, sì, 2 in tutti questi anni, ma veramente poco. Ero un po' mattacchiona da bambina. Vabbè, ma ci sta. Sì, dai, può capitare. Ero un po' schizzata. Pupone, ok? Ti amo ufficialmente. Con chi parli? Con me o con Corinna? Specifica bene, perché insomma si potrebbe anche pensare male. Allora, visto che vi ho parlato di Suarez Navarro, abbiamo parlato da Giorgi, di un sacco di tennista, insomma, di profilo, io vorrei farti una domanda scomoda, però non serve che fa... Allora, anzi, sono 2 nomination, ma la seconda non serve che la fai. Io vorrei sapere se nel circuito, comunque tra le tenniste di un certo livello che tu frequenti, per questioni ovviamente di tornei e quant'altro, c'è un'insospettabile simpatica, e chi è, e invece un insospettabile rompi... Scatole. E questa non serve, che lo dici. Basta che mi dici, sì, c'è un insospettabile rompipalle, odiosa e antipatica, non ti dico chi è. Invece l'insospettabile simpatica è? Ma allora, tu parli a livello 15.000, 25.000, a livello più alto? Diciamo a livello più alto, dai. Allora, un'insospettabile simpatica. Cioè, c'è un baraccone allora... che fa morire dal ridere e non te lo saresti mai aspettato. Non mi viene in mente nessuna. Tanti dicono che, per esempio... No, però secondo me... Non lo so. Non so se la Mladenovic viene giudicata come una persona simpatica o no. Da fuori a me... Allora, da fuori, che vuol dire? Cosa può capirne uno, voglio dire? Però da fuori a me sembra un po' antipatica. Però mi sembra... Ecco, sì, perché ha quest'area... Però, ecco, io lei l'ho conosciuta... L'ho conosciuta bene, ho conosciuto la sua famiglia, e lei è una molto, molto simpatica. Una veramente buffa, che fa proprio ridere, le piace il gioco, lo scherzo, sì. E da fuori, in effetti, mi sembrava di averlo sentito dire, sembra una tutta un po' impettita. Sì, non assolutamente. È non è per niente così. Ecco, lei si direi una... Mi hai spiazzato? Sì, no, lei è proprio carina. Sì, a livello alto lei. A livello più basso, una troppo simpatica è Melania Delai, che appunto lo dicevo anche ieri nell'intervista, che tanti, non so perché la giudicano male, ma in realtà è favolosa, la più simpatica di tutte. Che poi fra l'altro si allena a Jesolo, è una è qui vicino, sì. Sì. Almeno adesso credo sia a Jesolo. Lei è numero 1. Sì. Beh, speriamo che anche lei sia ospite prossimamente in queste dirette. Dai, te lo consiglio. Avevo segnato una cosa, vedi che ormai mi sono perso, perché abbiamo parlato di un sacco di cose... Ah, ecco, tennis e cibo, mi chiedevano anche. Il rapporto tennis e cibo. Sì, il tuo rapporto con l'alimentazione. Allora, guarda, io ho sempre mangiato di tutto quando ero più piccolina che giocavo, anche male, devo ammetterlo, perché io sono una grandissima fan del dolce, quindi mi sono sempre un po' sfondata ai dolci. Poi, da quando ho smesso, ho iniziato a trattenermi, perché giustamente dicevo, non faccio più sport, non faccio più niente, inizio a mangiare un po' più sano. Quindi sono riuscita, leggendo il libro di Djokovic, ok, dove lui parla della sua alimentazione, tra l'altro lui è celiaco, quindi è una cosa che non c'entrava niente con me, ho iniziato a seguire la sua dieta, quindi eliminare qualsiasi tipo di zucchero, qualsiasi, la pasta non la mangiavo, ma magari la sostituivo col farro, quinoa, robe del genere, tanto che io ho perso 10 kg. Ed è stato un po' traumatico, perché magari la gente che mi vedeva diceva, caspita, sei passata comunque da 60 kg che ero a 50 in poco tempo, e in effetti il mio aspetto era un po' cambiato e non stavo benissimo. Però facevo poi fatica a riprendere peso, tanto che vabbè, mi sono fatta seguire da una nutrizionista, e poi adesso che ho ripreso a giocare, ho ripreso a mangiare tutto normalmente, anzi,
ti dico, ho ripreso le brutte abitudini, anche se non dovrei, col dolce, però mi sento decisamente meglio. Ho ripreso i chili che avevo perso, ma sono molto più felice, non mi faccio più privazioni. Beh, allora sappi che quando verrai al nostro pranzo sociale, avrai di che divertirti, insomma, dolce, salato, ci Sì, trattiamo bene. va benissimo. Mattia, Qualcuno mi chied... dice? sì, Sì. dimmi, cosa stavi leggendo? Se qualcuno mi chiede se mangio lo yogurt, certo che lo mangio lo yogurt. Sai chi te lo chiede? Il nostro maestro Enrico Voltolina del ciclo di 2000 che ha fatto la Ah. tesi sullo yogurt. Sì che lo mangio, però quello greco mi piace di più. Eccomi qua. Ah, ecco. Ecco. Secondo me è lo yogurt che è interferito con la connessione. Poi, ho visto anche un altro mio sogno contro. Ah, anche il mio. Qualcuno mi dice che il suo sogno è vedermi a Wimbledon contro Halep o Kerber. È anche il mio. Abbiamo lo stesso sogno. Ma che obiettivi hai a medio termine adesso? Medio termine, è difficile dirlo. Allora, innanzitutto riniziare quei tornei. Poi, il mio obiettivo di quest'anno era quello di cercare di arrivare a essere 250-300 a fine anno, in modo da poter giocare almeno le quali degli Slam. Purtroppo quest'anno è andato così e il mio obiettivo rimane sempre il solito. In un anno vorrei riuscire a giocare le quali degli Slam, altrimenti boh, non so cosa farò, non ho ancora deciso. Il tuo rapporto con i social? Con i Brutto, social. bruttissimo. No. No, guarda, allora, Facebook non lo uso mai. Quando magari metto la foto su Instagram si collega direttamente, per cui però non apro mai Facebook, non mi piace, se devo essere sincera. Instagram io lo uso per lavoro principalmente e mi serve per quello, però ecco, non giocassi forse a tennis non ne farei grande uso, non sono una che va a spiare la gente, non mi interessa più di tanto e no, no, non sono molto per il mondo dei social network. Dici Instagram per lavoro, nel senso che con i tuoi partner, con chi ti supporta, diciamo rapporti di do-ut-des, tu dai visibilità ovviamente in Esatto. cambio di una sponsorizzazione, ad esempio, no? Bravissimo. Sì, io per esempio ho degli sponsor, sia tecnici di vestiti, racchette, integratori, per cui ho un contratto dove definisce che io un tot di volte a settimana o al mese devo mettere una foto con un codice sconto per i miei followers, quindi per me è tutta cosa, sono dei guadagni che io ne ho bisogno in questo momento per poter finanziarmi il tennis. Certo. Quindi per quello Adesso, che sto dietro ai social. chiaro, chiaro. Ovviamente Facebook da questo punto di vista magari ti dà meno possibilità, ad esempio, di Instagram per quello che è il tuo obiettivo. Esatto, quindi per quello che, visto che posso non usarlo, non lo uso. Poi mi chiedevano sempre, uno dei nostri, un maestro, non mi ricordo perché ormai le domande sono un po' alla rinfusa, ma mi chiedevano di chiederti se la tua bellezza, insomma, che penso sia Grazie. fuori discussione, sia stato un pro o un contro per quello che è la tua carriera tennistica, sportiva in genere? E allora, intanto grazie per questa domanda. Ma guarda, allora che dire, ora io, è una domanda un po' complicata, nel senso che è chiaro che per una bella ragazza ci sono più distrazioni, quindi quando magari avevo anche un buon ranking, anche adesso vengo spesso cercata per shooting fotografici piuttosto che pubblicità, e quindi questa cosa mi ha portato anche un pochino fuori dagli obiettivi, perché sai, quando tanti ti cercano, comunque non posso dire che è una cosa che non mi piace fare, quindi giustamente mi ha un po' distratto, è vero, però ho avuto anche la fortuna che grazie a questo ho sempre avuto degli sponsor che mi potessero aiutare nel giocare a tennis. Quindi ci Certo. sono stati pro e contro. Certo. Direi più i pro perché comunque è sempre meglio essere una bella ragazza che no, perché ti può aiutare in tante cose. Quindi sì, sinceramente è così. Speriamo aumentino gli sponsor, così aumentano le foto della signora Corinna. Beh, Ecco, grazie. speriamo di sì. Speriamo. C'era una domanda riguardante Schio, che forse tu hai giocato l'anno scorso, se non Sì, sbaglio. ho giocato il torneo di Schio. E cos'è che mi chiedono che io non l'ho vista? No, se sei venuta a Schio, sì, io mi ricordo che eri a Sì, Schio. ho giocato a Schio. Sì, mi ricordo. Ho C'è perso dalla Turati. un bel torneo, fra l'altro, se non sbaglio. Infatti mi ricordo che dovevo venire a vedere qualche partita, poi per questioni di lavoro non sono riuscito a passare. Sì, è un torneo organizzato veramente bene. Sono spesso in contatto con il maestro che lavora lì al circolo e facevano anche un bel Open qualche anno fa, forse Sì. 3 anni fa, che avevo giocato. Sì, Speriamo di sì, sì. ritornare, dai. Speriamo di sì. Adesso qui a Vicenza fanno un challenger a
e comunque qui a Vicenza lo fanno, perché mi sembra che l'anno scorso è venuto anche Lorenzi, mi sembra, il grande Paulino Lorenzi. Maschile non me ne intero. Grande Paulino. Guarda, il maschile non lo seguo molto, quindi non lo so. Qualcuno mi chiede, perché già la seconda volta che me lo scrive, Emanuele, Cori, rispondi chi sarà l'italiana del futuro? Beh, io, scusa, che domande mi fai, Emanuele? Ma infatti, o specifico, dove specificare, oltre a te, chi sarà l'italiana del futuro? Anzi, non te la faccio io. Oltre a te, chi sarà l'italiana del futuro? Ma guarda, è difficile dirlo, perché comunque è talmente difficile che è difficile fare dei pronostici, dire dei nomi. Io, come dicevo anche ieri, a parte Melania, che mi sta molto simpatica come persona, ma credo che sia veramente ben seguita e quindi abbia le capacità e la voglia per poter salire di classifica. Poi sai com'è, non è facile. Beh, direi proprio di no. No, per niente. Vediamo se ci sono altre domande. Tra l'altro non so che ore sono. Le 7, giusto? Ah, caspita. Infatti, quando ceni? Non vorrei essere di disturbo. No, mi sono appena mangiata la maschetta di gelato, non ti preoccupare. Ah, quindi salti a cena, 5 no? 5 minuti. Ma va, no. Ah. Stasera la mamma ha fatto una cosa buona, uno dei miei piatti preferiti. Io ho la pizza fatta in casa, quindi... Ah, però, allora te la cavi bene. Abbastanza. No, si mangia. Se la Errani era 1,80 m, era imbattibile. Ma non è detto. Magari correva meno, era più lenta, o no? Beh... Non so, allora io ogni volta che si discute, tra l'altro ho visto che è arrivata anche una domanda sulla tua altezza e anche ieri sera era un leitmotiv l'altezza, che non lo so perché. Non lo so. Vabbè, sono 1,74 m, non sono una battuta. No, comunque mi fa sorridere perché se non sbaglio Schwarzman è 1,70 m. Sì, è piccolissimo, però è una spia. Sì, è tra i primi 20 al mondo, mi sembra. Esatto, sì. E quindi voglio dire, cosa... Beh, certo che se sei, che ne so, Karlovic, puoi servire da 2,5 m, forse vai meglio. Ma non è detto necessariamente. No, anche perché Karlovic, comunque, è vero che serve meglio degli altri, perché serve dal terzo piano, però non fa fatica a muoversi. Quindi se uno riesce a rispondere, comunque il gioco da fondo per lui è un problema. E non si sa, perché anche l'Errani, è vero, se fosse stata più alta, forse avrebbe servito meglio, però magari sarebbe stata più lenta nei movimenti, che poi è la sua forza, quindi non si può sapere. No, ma assolutamente no. Cioè, lo stesso discorso lo potremmo farlo, che ne so, per la Vinci, ad esempio, allora. Esatto, perché anche la Vinci non è un'altona, però ha un tocco pazzesco, che è quello che poi dava fastidio realmente alle sue avversarie. Guardate che il sesso non è un tabù, potete rispondere senza che nessuno si scandalizzi. Oddio, però qual era la domanda? Deve riscriverci la domanda. Forse questa con la voletta. La vita sessuale incide sul rendimento in campo? Se sì, aiuta o no? Beh, è atavica come domanda. Sì, ci sono varie teorie, però... Appunto. Fa sempre bene, no? Sì. Fa bene all'umore, quindi perché sì, fa bene all'umore, piace. Poi ad alcuni farà male, ad alcune farà male. Cioè, non so, dico io, poi non so cosa ne pensi. È personale. Sì, appunto. È difficile dire anche questo, è personale. No, comunque volevo rispondere a, quindi è Daniele Bosco, che ha fatto la domanda, che non è un tabù, semplicemente parlando non... No, non l'abbiamo letta. No, esatto. Le palle corte delle... Dove stai leggendo? Allora, Domenico dice, President Albi, prossimo Open, dice Deville, naturalmente con Miss Corinne. Beh, certo. Ha ragione, assolutamente. A questo punto possiamo, secondo me potremmo sfruttare il pranzo sociale per fare delle strategie e a questo punto ti coinvolgiamo direttamente anche a te. Esatto, certo. Poi qualcuno qua mi dice, ciao Corinna, facendo un confronto con il tennis maschile, tu con giocatori del livello di Trusendi o Trezzan, ci vinci o ci perdi? Guarda, domanda buffa, perché io con Walter Trusendi mi sono allenata anche oggi e no, non c'è paragone tra il tennis femminile e quello maschile. Io che sono comunque 2-1 e 500 qualcosa del mondo, perdo facile con un maschio 2-6, 2-5. Un maschio 2-6, 2-5 in crescita comunque di buon livello, ecco. Quindi, attenta perché sei 2-1. Attenta perché io sono 4-1 e ancora un annetto 2 ti prendo. Ti prendo. Ma... Sì, vabbè, mi prendi perché divento vecchia io però, mica perché cresci tu. Chi lo sa. Non lo posso sapere perché sono 2 mesi che non tocco una racchetta e quindi non lo so.
Ce lo sapremo ridire tra 2 anni che ti sfido, quando sarai pronto. Attenzione, allora ti dico già che è arrivata una domanda, ma pensaci bene perché tu sai che io gioco a tennis. Ciao Corinna, qual è il tennista più bello? Il tennista più bello? Oddio, io gioco a tennis. Allora sei tu. Ah, ok, perfetto. No, scherzi a parte. Non saprei, il tennista più bello. Vabbè, ma perché io sono di parte? A me piace Nadal, ma perché mi piace come persona. E quindi lo vedo bello anche se oggettivamente non è perfetto. Quindi ti direi Nadal. Tra l'altro, beh, sei stata, immagino, a vedere l'Academy, no? No, non sono mai andata. Ah, non sei mai stata? Ah, No, che verso sotto l'Accademia no. a Mallorca per me d'estate, beh, l'estate scorsa no, ma è un punto fisso, nel senso che a me piace un sacco l'isola, per cui vado, sono 2 estati di seguito che ci vado, e quindi faccio Non un sono mai saltino stata. a vedere l'Accademia, che è qualcosa di È bella? spaziale, sì, Ma spaziale, dai. veramente, No, sì. anche non sono mai stata. Sono stata a Maiorca, ma no. Lui ce l'ha a Minorca, giusto? No, no, Mallorca, a Manacor, Maiorca. è proprio Manacor. No, allora sono stata forse. No, allora sono stata da un'altra parte. No, no, comunque no, non l'ho mai vista. Ma sai che in realtà io non sono mai stata in una di queste accademie famose, grandi, neanche bollettieri. Non ci sono mai voluta andare, però adesso è un paio di anni che mi riprometto di andare da qualche parte, giusto per curiosità. O la Moratoglu o appunto questa qua di Nadal. Mi hanno parlato bene anche quella di Ferrero, che dovrebbe essere Valencia, può essere? Non lo so, non lo so. Mi piacerebbe, sono curiosa di vedere come sono strutturate, perché non essendoci mai stata. Abbiamo parlato un sacco, c'è un countdown, non so se lo vedi anche tu, un minuto e 35 secondi. No, non lo vedo io. Ci stanno dicendo che dobbiamo smettere di chiacchierare, credo. Eh sì, perché dopo, credo che dopo un'ora cada la connessione. Accidenti. Quindi Ok, niente. pazienza. Abbiamo solamente un minuto. Beh, io un minuto, meno di un minuto, ti dico grazie infinite per la Grazie tua a te. simpatia e per la tua disponibilità. E spero che tu possa essere ospite appunto da noi al Tennis Club Deauville per il pranzo, ma che ne so, se vuoi passare di qua a allenarti, sai che troverai delle persone pronte ad accoglierti a braccia così. Aperte. Certo. Io ti ringrazio tantissimo e ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito, le persone del tuo circolo, il presidente, il vicepresidente, e spero di poter essere assolutamente presente al pranzo, cena, quel che sarà, a giocare con voi. Quindi contatemi, fatemelo sapere in anticipo che vengo. No, Mi io non raccomando. mancherò, e non solo io a questo punto, dirò di fare stalking qualche mese prima a tutti quanti, sappilo. Va bene. Accetto Ok? tutto, va bene. Grazie Grazie mille, mille. grazie mille. Davvero, un saluto a Ciao tutti. Corinna, Ciao, grazie. grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao.